Eccoci quindi tornati per la seconda serie di giornata. Abbiamo finalmente i vostri G2, i vostri amati G2 contro una delle org, secondo me, più importanti a livello mondiale, i Loud Gaming. Parlami un po' anche di loro, perché io chiaramente sono un po' trasversale nell'universo di... loro sono campioni mondiali, giusto? Di Valorant. Sono i campioni del Champions, ma hanno perso a San Paolo, in Brasile, il lock-in contro i Fnatic. Cioè, la mia unica gioia dei Fnatic viene su Valorant, perché ormai su League of Legends... Hai abbandonato la nave. Non è che ho abbandonato la nave, è che è la nave che ha abbandonato te. È la nave che è affondata direttamente prima di partire, comprendimi. A posto. Capisco molto bene. Purtroppo per te, mi sento di dire, saranno dei Loud un po' diversi forse rispetto a quelli a cui sei abituato. Sì. Abbiamo, come abbiamo detto, una squadra che arriva in rappresentanza quasi identica a quella che abbiamo visto lo scorso mondiale, con un solo cambiamento. E anche lì non si parla di comunque storici risultati per il Loud come organizzazione in generale, ma anche proprio come... come nello scorso percorso al mondiale, nel raggiunsero il knockout della fase play-in, ma furono proprio loro a cedere ai DFM l'ingresso alla fase successiva. È vero, e soprattutto il fatto di dire che Tinus è anche lui da una vita all'interno del competitivo League of Legends. Infatti, come senti da Judy, ha detto: attenzione, perché io so come si fa Kaboom alle europee. La citazione l'abbiamo capita, Alliance. Basta. Un gran ritorno. Basta. Un gran ritorno, un blast from the past. Un Kaboom from the past, forse più accurato. Ma giocatori questi che hanno calcato abbastanza spesso il palcoscenico internazionale, appunto, tra lui, anche Rob, ormai storico top laner del Brasile. Siamo abituati a conoscere che giocativo nelle sue. Nei suoi momenti più duri. Siamo abituati a vedere questi player arrivare a giocare, a combattere, almeno sul palcoscenico internazionale. Non siamo abituati a vederli contro i G2, perché per i G2 è un'esperienza un po' nuova, almeno per i G2 che siamo abituati a conoscere, per il G2 di Caps, per la nuova generazione dei G2. È un'esperienza un po' nuova passare attraverso questi play-in. È nuova sì, però è anche normale, perché dopo aver vinto il Winter, scusami, devo ricordare che voi avete tre split ora. Aspetta, ma lui aveva dei... Ma che il coach ha le scarpe sono meravigliose. Comunque, gli stivaloni. Stivaloni sono bellissimi con i cosi verdi dei... No, vabbè. Verde Loud. Verde Loud, proprio quel verde lime. Che è... No, va a carica solare, perché noi siamo ecologisti. Siamo ecologisti. Comunque no, i G2 dopo aver vinto quel Winter tutti dicevano: ah, sono tornati G2. Non proprio. No, non proprio. C'è stato appunto un Winter ben dominato da parte loro. E poi bisogna ancora capire bene cosa e come mai è successo quel che è successo, perché da un lato vedi questo risultato dei G2, questo quarto posto, questa eliminazione primo round nei playoff, e dici: beh, ma come, perché? Andiamo a sentire la presentazione delle squadre e poi ne parleremo meglio. Brazil's loud, and welcome to the stage, Europe's very own
Moonboy, secondo me l'Audu devono perdere prima di entrare sulla landa dei evocatori, no? Questa strana sensazione. Direttamente dice eliminazione per KO, la prima eliminazione per KO della storia di League of Legends. Sì, i giocatori sono tutti sani e salvi, sono riusciti a raggiungere le loro postazioni. Miki non si è rotto un'altra volta il polso, stiamo tutti bene. Tra parentesi, il comeback del comeback, perché Miki da essere lì in quel roster che fece tantissimo bene nei G2, poi andò via, poi è ritornato, povero Targamas, ce l'ho nel cuore, piccola stella. Yike che non si ricorda che ha giocato nel PG Nuts. Per chi non lo sapesse, sì, Yike ha giocato per uno split, due split nel PG Nuts. Alle sue radici qua da noi, mettiamolo così, nonostante il mondo se ne dimentichi spesso, noi non ce ne dimenticheremo mai. Noi no. E attenzione, un'altra piccola nota, da buon tifoso dei Fnatic, per ricordarmi gli unici momenti felici, il duo Caps Falco, il famoso We Need to Go Vain da parte di Caps Falco, è quello un po' che ha sempre dato possibilità a Caps di creare questi pick fra virgolette strane, perché ripeto, Kled è forte ovunque, anche come support, ricordatevelo. E questa è una cosa positiva, ma allo stesso tempo, se non hai un team che riesce a giocare bene intorno a queste scelte particolari, può essere un'arma a doppio taglio. No, è una squadra pericolosa quella dei G2, l'abbiamo già menzionato, e come stavo dicendo prima, strano vederli arrivare a questo MSI da secondo seed, con risultati un po' traballanti nello Spring Split dopo il successo dominante del Winter, ma c'è anche un po' da domandarsi quanto del loro Spring Split, con la consapevolezza di aver già quel posto all'MSI locato in tasca, quanto dello Spring Split è stato un mettiamoci comodi, allarghiamoci, vediamo fin dove riusciamo a spingerci. Quindi iniziano ad arrivare i ban. Ragazzi, Kennen è per sta agenda, non è per Broken Blade, eh. Io devo dire sta agenda che ha fatto quella cosa pazzesca che, oh mio Dio, pressione abbastanza alta, ormai alcuni di questi campioni siamo abituati a conoscerli. I ban su Kennen ormai si fanno sempre più comuni in questa, diciamo, in questa nuova era della ricerca della P in top lane, dei flex a volte di mid laner fisici. Il ban di Draven ovviamente storico contro Ansama. Quel flex pick in Nautilus, devo dire la verità, a me un po' preoccupa. Ma te lo dico, te lo sussurro all'orecchio, ok? Jungler. Ti sussurro all'orecchio come mai. Jungler. Perché Caps sta giocando molto Nautilus mid lane in solo. Come? No, fermi tutti. Come? Te l'ho detto inizio giornata che i G2 in questo periodo di build up dalla fine del loro percorso in LEC ad adesso si sono messi un pochino ai fornelli, si sono messi un pochino a cucinare. E il first pick così prepotente di Nautilus Ti fa pensare che ci sia qualcosa di più riguardo a quel campione, perché non è proprio il champion che ti aspetti come first pick, non in questo meta dove vediamo così tanta enfasi su alcuni jungler, su alcuni AD carry. Così spesso pensiamo, ok, oh, guarda, vai, è disponibile Sejuani, è disponibile Jinx e Aphelios, questi hyper carry. Insomma, è un po' strano vedere un support, e tra tutti i support Nautilus preso come prima selezione. Oh, questo... Oh, sì! Oh, ok! Ok! Prego, prego, prego. Non vedevo l'ora. Buffa i carry jungler. È il grande punto di domanda di questo MSI. Come si evolve il meta della giungla? Abbiamo avuto così tanto tempo, tutta questa prima fetta dell'anno, con Sejuani, Maokai, Wukong, Vai, al massimo qualcosa tipo un Viego, un Lee Sin ogni tanto. Ma ora Nidalee, Kha'Zix sembrano essere emersi come potenziali nuovi pick della giungla. Il meta dei carry dalla giungla è un po' il punto di domanda di questo MSI. Iniziare fin da subito con una squadra come i G2 che si mettono a sperimentare su questo stile mi dà tanta speranza, perché questo potrebbe drasticamente cambiare come l'intero campionato viene visto, perché ricordiamo, tutte queste squadre sono qualificate per avere questo MSI non in un meta di carry jungle, in un meta di Sejuani, in un meta di Vai, in un meta di Maokai, in un meta di Jarvan al massimo. E Yike è un carry jungler e ce l'ha dimostrato fin dai primi giorni del Winter Split.
E dall'altra parte la risposta è subito per Robo il Renekton, perché non vuoi dare la possibilità a Broken Blade poi di prendersi quel campione. Se è vero quello che tu mi racconti, pensa Nautilus mid, ancora e vai di giavellotto. Renekton top, W e vai di giavellotto. A un certo punto non sai più che pesci prendere, questo è più un pick, tentativo di toglierlo forse a qualcun altro. Thresh è il ban da parte dei Loud. Forse anche loro ci hanno letto qualcosa. Questo è un ban di rispetto clamoroso, perché si parla tanto di quel Nautilus mid lane e di come Caps stia cercando un po' le sue specialità. È un Nautilus mid lane che tra l'altro sinergizzerebbe perfettamente con Nidalee, perché Nidalee, raccontiamo sempre, no? Nidalee, la combo con Nidalee, Nidalee Renekton, perché hai quel facile controllo e Nidalee può beccare giavellotti. Più facile controllo di un Nautilus, ancora passiva, immobilizzamento, rallentamento, suprema che ti lancia per aria. Io sono ancora dell'idea che quello possa tranquillamente essere il flex del supporto. Penso che questi due ban verso il support possano essere, anzi, un pochino per alimentare l'inganno da parte dei G2, e che Miki abbia forse qualcos'altro in tasca, perché sono stati bannati comunque due engager. Potrebbe arrivare comunque un enchanter o qualcosa del genere per Miki per completare il tutto. Anche un forte carry per Broken Blade è ancora on the table. Olaf era già stato bannato, era stato bannato dagli stessi G2 nella prima fase, anche un po' come rispetto per Robo, ma adesso i G2 dovranno svelare le carte. Vediamo dove va quel Nautilus. Mordekaiser, Mordekaiser. Avresti due... aspetta. Aspetta, un momento, perché... Se è Mordekaiser, non sarà Nautilus mid lane, perché me lo immagino anch'io. Sarebbe troppo danno magico. Infatti... Sarebbe troppo danno magico. Se è Mordekaiser, sarà AD lead... No, è AD top, e allora... E allora si alza la possibilità di Nautilus mid. Ok, sì. Chat, ah, per favore... O un mid lane per flexare, oppure... Non ci credo. Non ci credo. No. Non è Pyke mid? Non è... Oh, ma... Tutte le pizze con l'ananas sopra. Cosa... Non posso utilizzare termini forti, ma mi hai già capito. I told you, man. I told you. Te l'ho detto, te l'ho dolcemente sussurrato all'orecchio. Quel first pick di Nautilus non me la contava giusta. C'era qualcosa sotto. Vediamo quale sarà la risposta di Tinos a questo punto, perché manca il suo campione, manca la sua selezione. L'ho voluto tenere fino in fondo proprio per dire: veramente, Caps? Veramente? E Caps ha detto sì, veramente. Veramente, sarà Nautilus mid lane, Nidalee in giungla per Yike, Darius in top lane per Broken Blade. È una bot lane un pochino più tradizionale di Jinxrel per Hans e Miki. I Loud dall'altro lato hanno cercato di mettere su una composizione tradizionale, standard. Renekton forse un pochino più fuori dal coro, non è un top laner che vediamo più così tanto come un tempo, ma non si sta cucinando ai livelli di follia dei C2. C'è qualcos'altro di cui mi devo preparare? Così, tanto per essere sicuro. Vedremo. Vedremo? Vuoi dirmi che c'è qualcos'altro che non mi hai detto? Allora, così off the top of my head non ti saprei dire, no, non ricordo. Cioè, ci sono un po' di campioni che sarei interessato di vedere se spuntano fuori, ma... Diciamo che il Nautilus mid lane è stata la cosa un pochino più eclatante. Signori, stiamo per partire, stiamo per entrare sulla landa degli evocatori. Non pensavo l'avrei mai detto. Nautilus mid, per la gioia tutti voi, almeno di qualcuno di voi. E dall'altra parte Loud con una composizione molto più classica da questo punto di vista. Dopo aver visto Zac mid ai mondiali dell'anno scorso, dopo aver visto, non so, quasi non pensavo di aver visto Nautilus mid, non me lo sarei mai aspettato. Davvero, veramente. Invece ci siamo dietro. Vedremo anche che versione Nautilus mid lane sarà, perché ne gioca un paio di versioni Caps. A volte velo costante come oggetto mitico, per l'oggetto mitico da supporto, da engage, per essere un pochino più, diciamo, budget con la sua economia. A volte direttamente per la virtù radiosa, con l'oggetto quindi mitico da tank, ma in ogni caso resistenza, tankosità è l'obiettivo, il name of the game. Diciamo, è stata un po' una conversione, prima era molto più incentrato su velo perenne, maschera dall'abisso come duo di oggetti. Adesso ultimamente la virtù radiosa
Una volta anche ottimizzazione poi full tank, sta un po' spuntando di più come sua preferenza. Vediamo cosa sceglierà di fare in questa partita. Ok, cosa ne dici delle rune? Ho sentito il silenzio, ho avuto paura. Rune... Sì, ci sono. Ok. Ho lasciato un attimo di respiro. Rune tutte abbastanza nella norma. La cosa che mi sento di sottolineare è che Croc non ha degli oggetti. No. Croc. Sì. No. No. Sì. No. Sì. Fratello. Sa se e quando se ne accorgerà. Qua almeno l'invade è stato sventato momentaneamente, ma Yike può cercare di continuare a essere un fastidio. Soprattutto contro una Sejuani senza oggetti. Fratello, i tuoi HP. Aggressione arriva. Oddio. Guarda la player cam. Guarda la player cam. Se ne è reso conto adesso. Ha smitato il red buff. È rimasto livello 1. Ha fatto. Non ci posso credere. Si è messo le mani in faccia e ha indicato il monitor. Ed ecco arrivare il call. Guardalo. Guardalo, è distrutto. È distrutto, se ne è reso conto. No. Inizia male la partita dei Loud. Se non altro però. No! Guarda anche top! Ok. Che cosa, se non altro. Cosa se non altro ora? Dimmelo per favore. Se non altro, Yike non ha trovato un invade immediato. Ha trovato l'invade. Croc comunque ha preso il buff davanti a lui. Sono ritornati, diciamo, sulla mappa a prendere il loro, tra virgolette, vero primo campo. Quasi nello stesso momento. Mentre qua rivediamo un pochino gli attimi, il replay ci mostrerà proprio lo smite e il livello 1 di Croc. E la sua reazione. Non guarda, so leggere labiale, né tantomeno conosco il portoghese, ma secondo me ha detto che scemo che sono. Ha detto tante altre parole che non posso dire, lo so. Apposto. So che ha detto. Ok, a posto. Ok. Siamo partiti con... Broken Blade, continua l'aggressione, sarà ora livello 3, Robo, io mi ricordo il tuo game con Timo e sto ancora piangendo, ecco, stessa cosa posso dire in questo momento, perché deve giocare molto passivo, cosa che invece non vuole, aggressione da parte sia di Caps che di Yai che il flash da parte dei due midlaner. Si affacciano un pochino a piccoli passi di aggressione. Ovviamente per i G2 stiamo parlando di una Nidalee. Nidalee è un campione che ha una condizione di esistenza così stretta. E la condizione di esistenza si appoggia molto su guadagnare risorse in fretta, snowballare vantaggi e andare da lì. Vediamo quanto Caps riuscirà ad apparecchiare la tavola per il suo jungler. Caps riesce a scappare molto bene con Ancora e la sua E. Questo permetterà ai G2 ancora di giocare, di sognare sogni tranquilli. Attenzione, Yike sta arrivando. Yike è lì, c'è Croc pronto. L'ancora non va a segno, l'aggressione di Croc idem. Ora prova ad aggredirlo, c'è comunque il permafrost a disposizione. Il charme, il primo sangue arriverà probabilmente, ed eccolo lì. Grazie, fuochi fauti. Tidus trova il primo sangue. Gran mossa. Loud, primo colpo in questo scontro, in questo duello. Caps... ci rimette un po' nell'aggressione, non riescono a trovare bene i controlli e lo scambio con il 2v2 avversario. Una buona punizione, molto bravo Tinos, molto preciso con i suoi charm soprattutto, non soltanto in questo scambio ma anche nel corso delle fasi di corsia precedentemente. G2 che provano ad aggredire piano piano Sios, però in questo momento devono solo ora... difendersi, aspettare un attimo. Recall non c'è. Sios forse ha chiamato il 2v2. Root è lì. No cap che arriva. Fuochino. E permette quindi a Mikix di scappare. Una mossa difensiva. Root stava cercando appunto di seguire con i suoi controlli. E vediamo però l'azione in questa corsia centrale. Qua evitare l'ancora è importantissimo per Tinos, perché vuol dire non finire sotto quei controlli, non essere automaticamente colpito dal giavellato Nidalee. E Croc qua viene assistito dal fatto che con la sua passiva attiva riesce a tankare così tanto. Caps sperava di avere ancora spazio per allontanarsi, ma sfortunatamente un altro charm lo riporta nello scontro e dà l'opportunità a Tinos di mettere giù i danni necessari per chiudere l'uccisione. Bello carico Tinos. E beh, a che serve prendere l'oggetto da jungler livello 1 se tanto il 2v2 lo vinci lo stesso, a quanto pare è il messaggio per i Loud.
Caps, c'è da sottolinearlo, il suo spring split non è stato il suo miglior split sempre, ben lungi da questo. Però queste dinamiche ancora si fa un po' fatica ad accettarle per un giocatore come lui. Questi 2v2 attorno alla mid lane un tempo erano il suo ABC, il suo pone burro. Non sembra più così facile. Sarà che dopo anni di avere un giocatore come Jankos molto servizievole al suo fianco, adesso Yike sta ricoprendo un ruolo diverso. E di conseguenza i G2 stanno anche ridistribuendo un po' le responsabilità tra il ruolo del mid laner e il ruolo del jungler. Perché Caps lo vediamo appunto molto più spesso su questi ruoli da utility, da assistenza, fino ad arrivare addirittura a un Nautilus a quanto pare, mentre Yike riempie molto bene il ruolo del carry. Ma forse non sembra essere il meglio. C'è anche Yike che sta arrivando con il teletrasporto, Permafrost che arriva, Broken Blade riesce a scappare, Nekule, tiro strafo l'uccisione, poi Caps provano a cappare l'avversario, Caps troverà Robo grazie alla sua passiva della W. Buono scambio comunque direi per il Loud, una seconda uccisione per Tinons, una kill di risposta sì, ma in tasca a Caps, quindi non alla Nidalee che sta cercando di snowballare. Yike oltretutto deve bruciare il suo flash, flash e specialità per Broken Blade, tante summoner spell. I Loud stanno mettendo una buona pressione in queste, in questi primi passi del game 1 della serie. E Tinons con adesso un sigillo oscuro e il 2 stack, un bel setup. Lo bloccano Ansama, deve stare molto attento! Tra i respingi che salva lo stesso Ansama, perché sennò Sius avrebbe utilizzato la sua slinguazzata per bloccare Ansama e quindi poteva essere quasi una kill assicurata. Bravo Mikix. Già, bravo Miki. Anche se la feromanzia non ha trovato il bersaglio, il engage è difficile perché con Rell, se manchi quel re-engage, perdi tanto del tuo potenziale, ti rallenti molto. Top lane appunto, abbiamo visto Broken Blade cercare un po' di navigare, bello questo flash per riposizionarsi, ma si va di nuovo. Broken Blade se ne prende due, c'è anche Yike, danni sono tanti, Croc rischia di scappare, oh. Ghigliottina, tank da parte poi del giocatore, Yike rimane ancora, tank che però non va a segno, serve il decimare per la double kill. Poco cambia, due kill in tasca a Broken Blade e si riparte subito per i G2, non c'è neanche un battito d'arresto. Yike ancora non trova le uccisioni, solo assist dalla sua, però inizia a mettere anche lui qualche stack adesso sul sigillo oscuro. E inizia soprattutto a decollare anche Broken Blade, che era un pochino schiacciato in quelle prime fasi di corsia sulla top lane. Ottimo segno per lui. E ora qui si recupera G2, avanti di 800 unità d'oro, grazie anche al primo campo che... io me lo rimarrò nel cuore. Robo e la partita di Teemo che ha straperso. E ora Croc con il non aver comprato gli oggetti della fontana. Loud, mi rendete sempre felice. Meglio se continuo a guardarvi su Valorant. Sì, però... siamo due tipi diversi. Oh, di Zeus, Zeus, anche la veglia anulare potrebbe essere abbastanza. Insomma, il flash contro il root con la kill. La risposta però da parte dello stesso Ansama. Ok, round 2, vediamo. Tinons e Croc anche nelle vicinanze potrebbero provare a raddoppiare su Miki. Miki adesso però la Suprema. Di occhio a rimanere nel range di quella Rell sotto la torre. Oh, addirittura spettralità baitata dal root con questa ferromanzia. Molto bravo Miki nel fingersi una minaccia, gonfiare il petto. Buona mossa dei Loud, ma la kill raccolta di Ansama non doveva esserci. Hanno atteso un pochino troppo. Io, Ansama, capisco che il Super Mega Razzo della Morte è bello da utilizzare. No, viene cermato, ok. Danni arrivano. Inos continua. Viene grabbato, preso, i danni ci sono. Però comunque ancora non sono abbastanza per poter chiamare la morte avversaria, anche perché Caps vuole andare con... la maschera dell'abisso. La maschera? Ok. Yes, resistenza magica, molto comoda contro l'aria che sta cercando di prendere vantaggio, buona anche in generale contro Sejuani e il deterioramento, la diminuzione della resistenza magica degli avversari. Comodo ovviamente per amplificare in maniera leggermente sensibile i danni di Nautilus, ma soprattutto poi quelli di Nidalee, del compagno jungler AP al suo fianco. Lì abbiamo visto tra l'altro anche un buon pattern di aggressione di Nautilus, come abbiamo visto in quella corsia. La combo è ancora in avanti, la E per aggiungere il danno, auto attack e W per resettare, e uno scudo che ti permette di assorbire il trade back. Più flash da parte di Robo per salvarsi dopo la ghigliottina da parte di Broken Blade. Questo ha permesso allo stesso Broken Blade ora di avere un piccolo vantaggio. Vai a ripulire una minion wave e ritornerà in base lo stesso Robo.
è dovuto flashare. Intanto Drago conquistato da parte di G2, che continuano a mettersi avanti in questa corsia inferiore. L'1-0 di Ansama con... Miki va dietro. Può andare ancora. Attenzione, Crox, megalosa della morte, veglia lunare su più persone. Poi anche il Calibrum, i danni ci sono. Ansama rimane ancora alto di salute. Mikix, anche il permafrost cadrà. Qua passo un po' più lungo della gamba dei G2. Miki che non si aspettava su quell'engage di vedere un Croc accostato in corsia. La manovra è stata ottima di Miki, quell'ex flash oltre il muro per arrivare da dietro. Per Saria ha significato un engage diretto. Però purtroppo fanno fatica a cercare follow up con i danni. Di Ansama ancora molto timido con questa Jinx, soltanto fare trasolare. Yike che non è ancora riuscito a decollare bene bene. Messaggero che adesso darà tutti i soldi in tasca a Yike con questa capocciata. Sono adesso circa 300 gol di vantaggio tra i jungler, ma non quanto vorresti. Non quanto vorresti, vorresti ben di più con questa Nidalee, vorresti partire a razzo. Ora Yike sta continuando a tenere alto il suo rating di farm. 3 assist che comunque permettono di avere un introito di gold maggiore rispetto a quello forse del nemico Broken Blade. Vuole andare, attenzione, il charm è molto buono. Dopo la W da parte di Robbo, prova a continuare a tenersi in vita il flash. Potrebbe arrivare la ghigliottina da parte di Broken Blade, che ce l'ha proprio lì vicina. Sta arrivando anche Caps, il flash da parte del giocatore ci dovrebbe essere. Proverà con l'ancora a trovare l'avversario. Il charm da parte di Tinos, che dovrebbe salvare i propri compagni, così è. Gran bel charm, non si intercetta Caps. Molto bravi a giocare sulle distanze, su range di Broken Blade, che anche con il flash non è riuscito ad arrivare in tempo per... Cosa fa col Dominus? L'attimo da parte di Caps, ma è caso forte, non bastaglio! Anche che non bastaglio, perché c'è comunque la cura da parte di Robbo! Gli ha capito, Caps sono veramente bassi, però che mi trova la kill! Ma la risposta da parte di Tinos, che è lì, che sa che Caps è lì vicino, potrebbe arrivare l'uccisione. Ecco lì tutto il kit da parte di Caps. Vediamo, potere di Nautilus, potere di Nautilus mid! Potere di Nautilus mid! Ecco! Oh mio Dio! La stasi! Sarà abbastanza! No! No! Cosa? È un 1 per 1, lo shutdown da parte di Yike! Ancora meglio, va tutto in tasca a Nidalee la kill, ancora meglio, lo shutdown incassato, va bene così, sarebbe stato meraviglioso vedere il Nautilus mid e portarsi a casa quella kill, ma va bene così, va benissimo così, G2 si accontentano, va meno bene il fatto che questo Aphelios se adesso si è preso un primo mattone da solo e voli a 700 gold di vantaggio rispetto alla Jinx avversaria, ma mio Dio che caos questa partita. Cosa... Crox, uno potrebbe dire pazzia, ma è stato meraviglioso. Ha rubato il campo. Perché sta... Parliamo di questo, per favore, che io ho ancora la testa KO. Grande combo qua di Robbo e Tinos. Lo stun con il charm, controlli garantiti. Tinos che si allontana dal range di Broken Blade, cerca questo scatto avanti, baitando anche la W. Broken Blade non riesce a chiudere. E poi scade un po' quel momento di strapotere. Bello anche il charm per intercettare Caps quando decidono di seguire. Tuttavia, sembra che Caps sia una facile preda, anche perché qua... Renekton con la W potenziata infrange il suo scudo, ma il flash difensivo prende tempo. Il razzo di Jinx purtroppo non trova nessuno, altrimenti sarebbe potuto risolvere anche prima. La ghigliottina, come dici tu, non trova la kill perché Robbo trova la guarigione della sua Q, ma il sanguinamento comunque porta a casa la kill. E questo è il potere di Nautilus Midlane Abyssal Mask, signore e signori. Resistenza magica, quello scudo che quindi tanca ancora di più. Resistenza magica diminuita per i suoi avversari. Bruciature della pozione della corruzione. La stasi fantastica, il sidestep sulla ulti di Sejuani. E a questo punto Yike dice: vabbè, ci penso io, grazie mille per avermela lasciata. Da Caps si diverte, Tino si è gasato, lo sente che comunque questo game sta andando nella direzione della follia. Wow, tanto anche il pubblico brasiliano sta celebrando comunque il vantaggio a livello di gold. La prima squadra viene preso, Sios, l'Atmi da parte di Sejuani, entra all'interno anche con la sua Atmi, Mikix provano a giocare all'interno, Yike trova un'uccisione, la veglia lunare potrebbe essere abbastanza, Robbo recupera abbastanza KP, la kill su Broken Blade, un 1 per 1 in questo momento, provano ancora ad alzare i giocatori dei Laut, trovano infatti un'altra uccisione, però comunque... Root, cosa fai? Root, mamma mia! E cos'è una carneficina a 15 minuti e mezzo? I Laut stanno demolendo i G2 in questo game 1. Che grande conquista, 3-0-4 per Aphelios, 4-1-5 Ari. I Loud stanno decollando con tanti bei risultati in tasca a esattamente chi vorresti. Occhio LEC, occhio, la CB LOL non scherza.
Rivediamo ancora una volta questo fight. I G2, per carità, hanno avuto l'opportunità di trovare anche un buon engage, ma Root subito si allontana con la sua spettralità, impedendo a Broken Blade di chiudere la distanza. E quando poi quel Darius cerca di navigare un po' il fight sulla breve distanza, non ci sono bersagli facili. E il range dei Loud si fa sentire. Root con questa combo di armi è letale dall'ampio range. Purtroppo i G2 non hanno ancora la minaccia di poter permettere a Jinx di sfruttare il suo lanciarazzi per sorpassare in DPS a Felios, che dopo aver messo giù un paio di abilità e accumulato qualche chakram diventa un frullatore inarrestabile. G2 iniziano a sentire l'acqua salire. Dopo la famosa serie cotto e frullato, nuova serie su League of Legends, morto e frullato. Potrebbe starci. Tanto Mikix ancora nel caso della morte, che non andrà a prendersi il drago, perché il drago è ancora abbastanza HP. Giavellotto che non va a segno. Yike troverà forse un ultimo giavellotto della disperazione. Mentre invece no, l'azione va proprio contro Root. Sì, o solo salva, lo porta una zona franca. Caps, charm di Tinos che non viene utilizzato in cooldown. I giocatori di Loud sono molto precisi. Pare strano dirlo, in questo caso il charm su Caps di nuovo. Poi andare avanti, vorrebbero uccidere Mikix, infatti la trovano, vengono le subversone. Poi il regresso da parte di Tinos con il suo assalto spirituale. Okay, può ancora cercare uno scatto e un charm se Broken Blade si trattiene troppo qua. Oh. Il flash non va a segno Tinos. Si aspetta forse una reazione avversaria. Broken Blade non flincia, non esita, non tentenna. Continua il out con questo push, sarà una capocciata, una seconda torre conquistata su questa mid lane. Aumenta il vantaggio monetario, guarda i fan brasiliani come stanno impazzendo nel pubblico. Devo essere sincero, l'audio del pubblico non so com'è settato all'interno del mixing, del mastering che gestiscono nella regia internazionale. La prima serie un pochino li sentivo ogni tanto, in questa serie non sento un attimo di silenzio dalle prime schermaglie. Allora, immagino che te non abbia mai visto la finale del lock-in di Valorant. No. Ok, per farti capire la situazione. Durante tutta la serie i tifosi di Loud, piccola nota, in Valorant si vince a 13, erano 11-3 e stavano urlando ogni singolo round. Sembrava letteralmente di essere immerso in 100.000 persone accanto a te. Ok? A fine serie, quando vinte Fnatic, il vuoto totale. I tifosi brasiliani sono di un calore immane che nemmeno te hai idea. Però quando poi perdono, se ne scappano. Gambe levate. Sembra che qua possano piantare saldamente i piedi, perché là non stanno andando da nessuna parte. 4.600 gol di vantaggio sulla partita. Due oggetti interi per Aphelios con quel frammento infinito. Liandry e Mejai per Tinos, che quindi fa un po' un mix di full damage e dot e DPS. Ma posizione più che solida per il team brasiliano. Serve tanto recupero per i G2, soprattutto perché quella Nidalee ormai, certo, 3-1-3, bello score, ma non ha snowballato, non è una sufficiente minaccia, non ha continuato a schiacciare gli avversari che doveva schiacciare, che gli avversari stanno volando. Jinx è indietro. Ansama un oggetto e mezzo, sta ancora faticando dietro al secondo e ci vorrà ancora almeno un altro oggetto prima di arrivare a quel frammento in infinito per il suo boost up in danni. E non c'è molto altro in cui sperare, perché certo top lane hai quel Darius che può cercare di essere una minaccia, ma sarà difficile che Darius possa tenere il passo nel fight di campioni come Aphelios con il Ghost, con la sua mobilità, della Gale Force e un Time Kench al suo fianco, di un Ahri con la sua Suprema per poter kiteare ancora più comodamente. Tanti controlli nel resto della mappa. In mid lane non c'è un carry, non c'è un Aurelion, un Sol, c'è un Nautilus. Quindi si parla di engage, di CC, non di molto altro. I G2 devono essere molto attenti e molto strutturati con i fight che decidono di proporre, altrimenti i Loud adesso hanno il vantaggio per poter convincentemente vincere qualsiasi fight scomodo che i G2 intraprendano. Ancora giovellotti che vanno a giro. Così Loud si fanno sentire. Avete mai visto una partita un team brasiliano? Allora mi sa che vi siete persi nella gran parte. Penso che i tifosi brasiliani siano i tifosi più sportivi nell'esport, mettiamola così. Quando c'è da urlare sono una cosa pazzesca. Tinos fa da gatekeeper. Questi G2, 3.000, 2.000, spiega la zona morte.
l'aggressione lo trova comunque Crocs. Ora si va avanti con la arma del giocatore, la ghigliottina che non va veramente a segno perché Seus rimane ancora in vita. La doppia uccisione da parte di Broken Blade, si continua ancora ad danzare. Root deve scappare con la veglia lunare, bloccherà i giocatori avversari, ma sono due kill per un Baron Nashor. Due kill per il Baron. G2 riescono a ripulire qualcosa nell'aftermath di questo scontro e pausa, attimo di sospensione. Loud però si portano a casa il Barone, si tengono stretta la loro gold lead e non soffrono perdite nei ruoli più importanti, quelli campioni, insomma, protagonisti, quelli con le taglie, soprattutto sulla loro testa da sottolineare, quindi non cedono troppo gold in ritorno ai G2. Guarda il pubblico, puoi capire chiaramente in questa frazione di pubblico dove sono i tifosi brasiliani. Secondo me ci hanno messo il microfono là sopra per dire fate tutto quello che volete se siete No, così. Secondo me no, secondo me sono solo così rumorosi che anche se sono una piccolissima parte del pubblico si sentono ovunque, stanno riempiendo tutta l'arena. No, che partita, che partita che ci stanno regalando questi Loud. Non mi sarei aspettato di vederli così convincentemente presenti in game fin dall'inizio, fin dal game 1, fin dai primi passi su questo palcoscenico internazionale. E per i G2 forse adesso si deve un po' alzare la preoccupazione appunto del trend, della direzione che era stata già presa durante lo Spring Split, perché è un po' la domanda che stavo facendo prima dell'inizio di questa serie, no? Quanto di quell'underperformance, di quel finale un po' deludente dei G2 è dovuto al fatto che sono già qualificati per la MSI, che non hanno bisogno di spremersi oltre, che possono anzi spendere più tempo in official, in partite ufficiali di torneo, di EDC, a provare, testare, limit testare, allargare la loro consapevolezza, e quanto invece è dovuto ad un effettivo deterioramento, a un'effettiva fatica provata dal team. A quanto pare si stanno protraendo queste difficoltà, si sta comunque facendo sentire anche in queste prime partite di MSI un po' di affaticamento. Vedremo adesso il prima possibile, immagino, quali sono i problemi e quanto ci metteremo a ritornare in partita, ma con questo barone adesso conquistato, è vero, i Loud hanno ceduto un paio di uccisioni, ma possono usare il barone per cercare di snowballare ancora di più questa partita. Sono in un'ottima posizione, i loro carry sono molto forti e i G2 hanno un po' l'acqua alla gola. I G2 iniziano ad avere dei problemi, però attenzione, perché i G2 hanno sempre tirato fuori il meglio. Stella per i G2, però mi sa che è una maglietta Rainbow Six Siege, perché hanno vinto ultimamente a febbraio anche proprio il mondiale di quel videogioco. G2 che zitti zitti a febbraio hanno vinto di tutto, Winter Split, Six Invitation, hanno vinto anche altri titoli, quindi hanno fatto veramente molto molto bene proprio la squadra. Ho sentito qualcuno che si è disconnesso, com'è questo fatto? Ragazzi, probabilmente qualcuno ha avuto dei problemi, sì, dovuti a FPS o latenza, lag, cose del genere, e lo stanno riconnettendo per testare la risoluzione. Vedremo. Solitamente un questo, buon segno. Ti dico questo perché è una cosa che si è visto molto spesso anche sugli altri titoli. Quando tu al tabby, lo sai che il tuo ping schizza a 99? Tipo una cosa. Sì, fai conto che tu non vedi il ping 0, 1, 2, no? Quindi un ping molto basso. Quando al tabby ti va a 99, perché il gioco non viene visto come principale e quindi non viene dato tutta la potenza della macchina al gioco e quindi si abbassa. No, signorina! Ma questi gesti! Sia sportiva, per favore. Comunque, dicevo, si alza il ping. Se tu premi, normalmente tipo su alcuni giochi, se premi, vedi il ping di tutti i giocatori, no? Sì. E vedi a un certo punto 2, 2, 2, 99! Che cosa è successo a quel giocatore? Stava solamente al tabbando. Chiaro. La regia ci ha notificato che comunque non dovrebbe volerci molto altro tempo. Anzi, no, passiamo direttamente. Siamo già tornati in gioco. Beh, che dire. Barone adesso attivo per tre giocatori dei Loud per i prossimi tre minuti. Rivediamo ancora una volta questo fight. Il fight in realtà è stato ottimo da parte di G2. Soprattutto mi sento dire Miki ha avuto un engage meraviglioso. Yai con il tentativo di steal, purtroppo 82 HP sul Baron. Ma guarda questo engage di Rell. Flash in avanti, tempesta magnetica su tre bersagli, trova entrambi i carri nemici, doppio stordimento su sia Root che T-Nose, costringe entrambi allo scatto difensivo. E così non c'è immediato follow up di danno dalla frontline di Loud, che stava cercando di prendere tempo, dalla backline invece di Root e T-Nose, che avrebbero dovuto mettere giù del DPS mentre Robo e Zeus erano in mezzo agli avversari.
non c'è stato quel danno, quindi i G2 hanno potuto raccogliere quelle prime incisioni e cavalcare il reset di Jinx per continuare a marciare avanti. Non sarà così comune, temo, uno scenario di fight del genere. Miki ha avuto veramente un ottimo engage, un'ottima direzione da cui approcciarsi, e non credo che i Loud lo concederanno così spesso, anche perché adesso i Loud avevano la loro attenzione concentrata, focalizzata sul barone. G2 che lasciano infatti proprio questo drag, i giocatori dei Loud sanno che devono recuperarsi, mega la zona morte, Croc. Se prima l'abbiamo un po' blastato per quello che è successo, in questi 20 minuti ha dimostrato di essere bello on point. Beh, la... il grande vantaggio di cercare di evitare uno steal di Jinx con la sua Suprema è che la ulti di Jinx non impatta sui campi di giungla, non impatta sui mostri. Quindi l'unico modo in cui può stilarla è se la ulti colpisce Croc e l'esplosione danneggia abbastanza il drago da ucciderlo. Ma basta tenersi un pochino lontani se hai il timore di quell'aggressione di Jinx, basta continuare a fare qualche passo indietro. E finché non ti mantieni adiacente al, all'obiettivo dovresti riuscire a... Root, vuoi veramente provarci? Ci prova, ci va oltre, Nel cade. Ora la risposta da parte di Ansama, continua a fare male con il suo bazooka. Bravo Sios a mangiarsi il suo compagno per permettergli di sopravvivere. Già, buona ripresa, un pochino lento, Sios, mi sento di dire. Comunque Root se l'è vista un pochino brutta comunque prima di arrivare quel divorare. Ma tutto bene, quel che finisce bene, la kill arriva... Se ne va Rell e i Loud sono ancora tutti pronti a continuare la serie sulla corsia inferiore. Una torre interna, quindi anche gold bonus. Siamo adesso sulle 6.000 unità di vantaggio per i Loud. La partita sta veramente esplodendo a loro favore. I Loud che stanno portando avanti questa partita molto bene, molto precisi. Trovano dei pick importanti. Root viene colpito. Eccolo lì con l'ancora Caps, però sembra più un... cosa negativa che positiva. Dominus in arrivo, Yike con la prima uccisione, eccolo, tank, è un'altra uccisione per il giocatore dei G2 Broken Blade. Una risposta da parte di Root, i danni da parte di Ansama con il suo bazooka, con il fishbone, lo scatto di Thanos per fuggire dal zap di Ansama. Root prova a metterci una pezza, sta provando a correre ancora Yike, vengono visti i giocatori dei Loud. Vedremo se riuscirà a vedere il nemico, un altro giavellotto, il teletrasporto da parte di Caps per provare ad aiutare il proprio compagno. Potrebbero andare su Root, potrebbero andare su Thanos. Viene bloccato invece con Shadow da parte di Yike. Shotta tutto e tutti, poi rientra ancora all'interno, anche Root cade. Shutdown, la kill di Ansama, si riaprono i giochi. Si riaprono i giochi, molto importanti queste kill. Doppio shutdown conquistato da Yike, 6-1-6. Questa Nidalee ci ha messo un pochino a decollare, ma adesso sta viaggiando alla grande, è un'enorme minaccia e si riprendono i G2. Uccisioni, torre con taglio obiettivo, guarda quella differenza monetaria, Etru, si è riequilibrato tutto sotto le 2000 unità. E chissà quanto altro possono puntare i G2. Posso andare ancora avanti, possono prendersi forse Robby, danni ci sono, guarda come viene fermato, non c'è niente che lo può fermare, Yike! Un'altra uccisione per i G2. Ci pensa lui, 7-1-6. Yike ha preso le redini di questa partita, ci è voluto un po' come abbiamo detto, ma i G2 sembrano aver riacquistato fiducia in se stessi. Rivediamo ancora una volta questo fight, l'engage di Caps che trova quest'ancora su un tank catch grazie a una meravigliosa manovra di Thanos. E la cosa che mi preoccupava qua era vedere quella Felios sopra, intoccato, arma verde e bianca, mettere giù torrette, piazzare marchi, applicare danno, un'altra ancora sapientemente evitate, poi chiusi un pochino i tre dei Loud dopo aver visto il grosso loro frontline morire. Non hanno una facile via d'uscita, purtroppo cadono molto in fretta comunque Renekton e Sejuani, e questo, e per questo è molto utile avere un campione come Darius. Certo, Jinx deve ancora scalare, ancora forse non è la grandissima minaccia per quei frontliner. Nidalee può facilmente gestire i campioni fragili, non così tanto quelli più tankosi, ma Darius è nato per uccidere i tank. Grandi sguardi di sollievo qua per lo staff G2 dietro le quinte. Se la sono vista brutta davanti al loro inibitore, ma questa potrebbe appena aver svoltato la partita, perché guarda, eravamo a 6.000, adesso siamo a 1.300. Romain era lì tipo della serie, mio Dio, cosa stavo rischiando? Secondo me avrebbe... non lo so, si sarebbe mangiato qualcosa in quel momento, perché i G2 stavano rischiando veramente tanto. Poi fight dopo fight, sì, dopo due fight dopo fight, sì, ci può stare. Prova il recupero, quindi siamo 2000 unità d'oro. Ok, Loud che tolgono visione, vogliono prendersi il controllo di questa zona. Anche
visione su questa world. Ci sono le trappole comunque anche da parte dello stesso Yike che possono aiutare per dare visione, per capire se deve essere pressione da parte di Loud. Si alza la pressione. Subito con la torre che viene conquistata, quindi Alsama diventa veramente un fire. Oh, Passa davanti Mickey! Yike, trova un'altra uccisione. Mamma mia cosa fa Yike, Broken Blade, e poi un altro giavellotto, vuole andare verso Zeus, lo scatto per scappare. Yike con il flash arriverà forse su Root, c'è il knockout da parte di Zeus che potrebbe salvare il proprio compagno. Continuano ad andare avanti i giocatori. Knockout preciso lì di Zeus, ha guadagnato abbastanza spazio da lasciare una via di fuga a Root, ma comunque G2 trovano il fight, trovano due uccisioni, se ne va ancora giù Tinons, quell'Ari adesso perde di valore nel suo MJ. Tutte le pagine sono state strappate via. Rapida rotazione sul barone per i G2, si cercano di consolare Loud con il drago della nuvola, ma che engage ancora una volta da parte di Mickey. Mickey sta veramente pilotando questa rally in maniera magistrale. Quella Nidalee è spaventosa. 8-1-7, adesso probabilmente chiuderà il Rabadon su questo recollo. Forse converterà anche lei quel sigillo oscuro in Mejai. No, si tiene il sigillo oscuro, ma ecco che arriva il Rabadon, tre oggetti interi. E rivediamo ancora una volta questo fight. Occhio veramente a Mickey. L'ancora è stata meravigliosa, a parte quello, ma guarda questo engage. Mickey si tanca la Suprema di Sejuani, si gira, flash in avanti ancora una volta. Tre bersagli trovati, con la tempesta magnetica che trascina indietro Tinons e Root. Stordimento su entrambi, zero possibilità di reagire per Ari. E in tutto questo, Yike è libero di raggiungere la backline. Ansama è libero di fare danno sulla frontline, perché adesso quella Jinx è arrivata a tre oggetti. E quindi riesce a minacciare concretamente anche i campioni più resistenti, grazie a quell'uccisore di Kraken. E G2 hanno trovato la loro struttura, hanno trovato la loro formula, hanno trovato come organizzare il teamfight. Ok, si va ancora avanti con i giocatori di G2 che prendono, grazie anche a Brunash, questa torre. Vogliono forse trovare un'uccisione, ma non la troveranno. Ansama è citato, non può essere slowato Croc in questo momento. Ma Yike continua a lanciare i suoi giavellotti. Tre item. Il Ravadon vengono bloccati. Robo da dietro insieme a Thanos con il Dominus potrebbe fare abbastanza. Attenzione qui, potrebbero fare molto male. Mix deve stare molto attento ad utilizzare anche il suo salto per andare avanti. Tino trova l'uccisione. Va a God in questo caso. Robo, attenzione al Dunk. Potrebbe arrivare in questo momento. Non viene ucciso. Spice per casa. Bibi! Lì ci sono. Guarda, ne mette lì Broken Blade. Ne prende uno. Poi si è caduto. Ansama corre. Ansama lo vuole. Fochino, fochino. Non è abbastanza. Wow! E i danni di Root. Inchinato dalla distanza, quel marchio comunque fa il suo lavoro. Ma grande fight ancora una volta da parte dei G2. Broken Blade assolutamente mostruoso a questo giro, con quelle stack, con quel sanguinamento, con quel danno sull'intero team avversario. I Loud si stanno tenendo in piedi per un soffio, tutti sulle spalle di questo Aphelios. Ma ormai i G2 stanno iniziando a snowballare. Cosa sto guardando? Mi devi dire una cosa: non è che nel tuo script che avevi scritto Etrurian deve rimanerci di sasso dopo 2 mesi che non commenta League of Legends? Io non ti devo dire proprio niente. Io non ti devo dire proprio niente. Qua è la partita che sta parlando per sé. Qua abbiamo un gran bel bengherozzo per dare il via a questa serie. Sapevamo che sarebbe stata una serie divertente, perché comunque stiamo parlando di G2 contro i rappresentanti del Brasile, della CBLOL. Quindi League of Legends divertente era all'ordine del giorno. E con quel first pick di Nautilus per flexarlo mid lane, C'era aria di fiesta. Ma questo game è assolutamente fuori testa. Così tanti momenti straordinari. Mi sento di dire intrattenimento puro. E ora, momenti decisivi. A breve, 2 minuti. Drago potenzialmente dell'anima, ma della nuvola per i Loud. Quindi niente di particolarmente prezioso per rialzarsi. E G2 che stanno continuando a vincere fight dopo fight. Il momentum è dalla loro. 6.520 la differenza maggiore da parte dei giocatori dei Loud. 3.912 è la differenza maggiore ricevuta, anzi presa, dai G2. Ora Ansama, grazie a Caps che si tanca questa torre, potrà distruggere e avere ancora la Minion Wave. Questo permetterà ai G2 di poter premere per questo drago, per iniziare a mettere ancora più visione nella giungla nemica. E bisogna poi iniziare a chiedersi qual è l'out dei Loud qua, perché quello ancora scorso fight era combo. partito veramente bene e Oh, si può andare questo dall'altra parte, forse no. Questo l'altro di no. Sejuani non va a segno. Tinos che vuole prendere dal lato, si Da qui i fermano. giavellotti. Robo si è preso due giavellotti. Quelli erano due giavellotti e uno zap di Jinx. Ed è a 40% di HP. Dovrebbe essere un Butta lì, frontliner. ce la Mickey! fa! Prendono
infatti subito il giocatore avversario. Root muore in tempo zero. Poi possono andare su Sios, che deve scappare con il flash. Non sarà abbastanza. Double kill Osama! Liberati G2, il flash sui Chompers lascia Seos in pasto ai G2. Adesso 5 contro 3, senza più quella Felios, senza più quell'unica grande minaccia dall'altro lato. E i G2 potrebbero puntare a chiudere questa partita. Possono andarci, possono arrivare. Il Dominus per fermare i giocatori nemici. Fochino, fochino. Root prova ad entrare, non sarà abbastanza. Perché infatti viene abbattuto la BB. Ancora una volta BB. Dunk per lui. E mi sa che qua si chiudono i giochi per la CBLOL. Ottimo tentativo in questo game 1, ma alla fine della fiera sono i G2 a portarsi a casa l'1-0. Match point per loro. LEC riesce a rialzarsi. L'LEC ci riesce come? Con questa vittoria si porta sull'1-0. CBLOL già in difficoltà dopo un vantaggio che sembrava ormai essere portato a casa dal team brasiliano. Alla fine si sono dovuti zittire i ragazzi, i tifosi. Questo vuol dire tantissimo. Intanto Romain porta i ragazzi, il team manager della squadra, con il kilt, fra parentesi. Non siamo in Scozia, sì. Romain, te lo devo dire. È sempre con il kilt, Romain. Ormai è il suo look. Un po' sconsolati i ragazzi dei Loud, sicuramente il game poteva andare meglio date le premesse. Però dobbiamo ricordare, è stato un early game ben controllato da parte dei Loud, giocato molto bene sulle prime fasi di gioco. E Croc ha iniziato senza oggetti quella partita. Pulito il suo primo campo di giungla, si è sbattuto la mano in faccia, ha detto che è scemo, e è tornato in base a comprare l'oggetto da jungler che non aveva preso inizialmente. Sì, non sono errori che solitamente vediamo perdonati su un palcoscenico del genere. E nonostante ciò i Loud si sono tenuti decentemente a galla. Poi si è attivato l'effetto G2, diciamolo, e quei teamfight sono stati decisivi per la ripresa. La tenacia dei G2 soprattutto nel non mollare mai, nel continuare a marciare avanti con questo Nautilus che il suo lavoro, mi sento di dire, l'ha fatto. Quella Nidalee che il suo lavoro l'ha decisamente fatto. Una Jinx che ha tenuto il passo, buona. Una titanica Rell di Mickey che potrei tranquillamente indicizzare come MVP, uomo partita dei G2, perché quegli engage sono stati veramente decisivi, risolutivi. E anche un Broken Blade che, alti e bassi, per carità, alti e bassi in diversi momenti della partita, ma anche lui ha avuto dei momenti sensazionali. Quel fight in top lane, che come ho detto, il penultimo fight, è difficile per i Loud vedere un fight che partisse meglio di quello, perché avevano il flank di Robo e T-Non sta dietro per cercare di prendere in sorpresa gli avversari. Mickey era stato martoriato dal Calibrum di Root, che aveva trovato con la torretta diverse stack oltre il muro e li stava continuando a proccare quei marchi e mettere giù un sacco di danni. Quindi Mickey ha dovuto cercare un engage affrettato, non i suoi engage precisi che abbiamo visto nel resto delle schermaglie. E nonostante ciò non sono riusciti a uscire i vincitori, anzi da caricarsi un po' in spalla la responsabilità della squadra. Vedremo se il pop-off brasiliano è questo. Dopo allora, i fight vinti in America, non solo in Brasile, ma in America c'è questo. Meno male che hanno messo le parole che si possono sentire. Ma qui di nuovo, guarda cosa fa Tinos. Cosa ha fatto? Questa vedi è stata questo, una fantastica schivata. E in realtà appunto pensavo che in questo fight sarebbe stata fatta per i Loud, ma i due frontline sono caduti così in fretta, sia Croco che Robo sono stati macellati molto rapidamente dai danni di quel Darius contro i tank, e non ha avuto abbastanza tempo a Felios per continuare a mettere giù il suo DPS dal range con l'arma verde. Quindi i G2 hanno potuto continuare l'inseguimento con il teletrasporto di Caps dopo essersi curato, fare il giro largo e arrivare a chiudere da qua, e questo è stato l'inizio della ripresa per i G2. Da qua in poi si è sentito sempre di più perdere la presa per i Loud, in particolar modo in azioni come questa, con un engage fantastico di Mickey, che non dà a Tinos neanche l'opportunità. Guarda, è morto con due stack di Suprema e la Stasi disponibile dalla Zonia. Non dovrebbe mai succedere una cosa del genere su Ari. Non dovrebbe avere la Zonia, perché hai quella ultima. Non riuscire a usare nessuna delle due è tragico. Yike, fenomenale, con questa Nidalee. Il mio punto di domanda sul meta da carry jungler potrebbe assolutamente rispecchiarsi. E qua voglio sottolineare, voglio rivedere ancora una volta questo fight, perché in realtà
stavo guardando un po' ovunque. E... ma Broken Blade mi sembra che abbia fatto veramente la giocata risolutiva qua. Lo sto continuando a seguire. Quando ha flashato in avanti con la Q... guarda, sì, qua. Ne prende tutte e cinque. Guarda qua. Ha preso, penso abbia preso quattro avversari, ma perché il robo era divorato da Seos. E aveva comunque già le stack, perché se no la ghigliottina non sarebbe arrivata. Aveva le stack, aveva caricato il stack al massimo su tutti, si è portato a casa un sustain micidiale e ha decimato, neanche, cioè decimare è il nome dell'abilità, ma in realtà ha probabilmente dimezzato le barre degli HP totali degli avversari. È stato un posizionamento fantastico con quel flash e... se ne rendono conto i G2. Non facile come partita. Comunque un po' sofferta. Comunque un po' sudata. Vedremo nel game 2 cosa cambierà. Vediamo se i Loud riusciranno a riportarsi in sella e cercare di mettere ancora una volta le strette G2. Loud che scelgono il red side. Sono comunque tranquilli per questa molto partita. Particolare questo. Tu effettivamente non sei su League da un po', ma con la frequenza che popolo io. Il red side quasi mai scelto ultimamente. Sempre ogni volta che un team ha la chance blue side, le uniche volte in memoria in cui ricordo una squadra scegliere red side è se tipo fa due game da blue side, una best of five, e le perde entrambe. Allora dici a questo punto provo red side, cioè a questo punto pur di cambiare qualcosa cambio i side, rimescolo un po' le carte in tavola, non posso continuare in questa maniera. Ma ogni volta che una squadra ha la side selection in una serie, solitamente si va dal blue side. Vedere i Loud scegliere di rimanere dal red side è molto interessante. Forse hanno un po' paura, hanno un po' timore di dover draftare contro l'R5, di dover draftare contro dei G2 che hanno la possibilità di giocare in risposta, e sapendo che i G2 hanno questo potenziale, stanno cucinando, hanno il calderone ribollente nelle loro draft, vogliono assicurarsi invece loro di avere la risposta, la chance di rispondere con l'R5, con i counterpick. Alternativamente, può anche banalmente voler dire che, come abbiamo visto in realtà nella prima draft di questa serie, è una serie dove... i pick prioritari importano veramente poco, perché abbiamo visto campioni come Vi andare completamente undraftata in questa partita, che è abbastanza strano. Ma strano anche perché comunque dall'altra parte, come abbiamo visto, Nidalee e anche lo stesso Nautilus per spiccato, poi se hai capito il motivo ne hai detto anche te, però dà proprio l'idea di come i due team stiano giocando più il comfort o un qualcosa di particolare piuttosto che andare su qualcosa di classico e tra molte virgolette banale, anche se la banalità su League of Legends a volte è la scelta migliore per vincere le partite, la serie, poi alla fine dei conti. Già, è vero. Sarà interessante vedere come Loud decidono di adattare la loro draft. Penso che i G2 potrebbero allontanarsi da questo. Forse è anche quella la speranza per Loud, che non riprovino ancora una volta con questi pick strani, che i G2 abbiano fatto il loro game di sperimentazione, di scoperta, e che adesso tornino su qualcosa di un pochino più normale. Però vediamo, chissà, i G2 sono 1-0 in questa serie, quindi hanno spazio di manovra, possono permettersi di mandare una partita a vuoto. Chissà che i Loud non abbiano sottovalutato la follia dei G2. D'altra parte, la jersey parla chiaro. La jersey, diciamo che è stata veramente molto particolare, anche come l'hanno presentata è stata bellissima, ma sicuramente è più bello vedere giocare i G2, quindi vi lasciamo con una piccola pausa e torniamo contro i Loud, match point per il team europeo.